sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita. Da due mesi circa i servi della misericordia hanno piantato le loro tende a Mussomeli. Non più i fraticelli conventuali con la tunica nera, ma i nuovi fraticelli con la tunica blu che arrivano dal Brasile, appunto i servi della misericordia. Padre Luis, ci parli prima di lei, da dove esattamente viene, come nasce la sua vocazione per l'ordine religioso fondato circa 25 anni fa, quando arriva in Italia, i suoi studi e la sua ordinazione sacerdotale. Ci parli di lei. Allora, io ho 36 anni. Sono nato in Brasile, in una piccola città chiamata Ibaiti, che è nel nord del Paraná. Allora, sono cresciuto in questo paese e poi quando avevo 19 anni, che mi stavo preparando per entrare nell'università perché volevo fare il corso di ingegneria elettrica, allora ho sentito questa chiamata del Signore. Ho trovato Padre Hilton, che è il nostro fondatore, in un ritiro spirituale e lui stesso mi ha chiamato a far parte di questa comunità. Ho fatto l'esperienza e così ho cominciato, intrapreso questo cammino con questa comunità che stava appena iniziando, così era all'inizio così di questa comunità. Questo è stato nell'anno del 1999. E poi noi siamo nell'anno di 2004 noi abbiamo avuto un invito da parte di padre Vincenzo Sorce, che è fondatore della Casa Famiglia Rosetta, di studiare qui in Sicilia, a Caltanissetta. Le suore della nostra congregazione già erano a Caltanissetta con lui da qualche 4-5 anni e sono venuto io e un altro frate a studiare a Caltanissetta. Então, sono arrivato in Italia in 2004 e ho concluso gli studi teologici nel seminario di Caltanissetta in 2009. Faccio qui una premessa che quando sono arrivato al seminario io abitavo a Villa Schone, nella comunità terapeutica di Padre Sorce, insieme con i ragazzi, io e l'altro frate che era con me, che era Fra Vanderlei. Don Massimo Naro, che era il rettore del seminario, ci ha invitato ad abitare al seminario e non più nella comunità terapeutica. Allora noi abbiamo per tutti questi anni abitato in seminario insieme con i seminaristi diocesani e al fine di settimana, ogni sabato e domenica, andavamo in comunità terapeutica Terra Promessa per lavorare con i tossicodipendenti insieme con Padre Sorce. Così è stata tutta questa esperienza. Ritornando in Brasile, nell'anno di 2010 è venuto in Brasile Monsignor Mario Russotto insieme con la comunità del seminario. Nel giorno 21 febbraio è stata allora la mia ordinazione sacerdotale in Brasile, nella diocesi di Ponta Grossa, e Monsignor Mario Russotto mi ha ordinato sacerdote in Brasile. Então, è stata una bella celebrazione con tutta la comunità del seminario e anche con la presenza del nostro vescovo in Brasile.
Dopo questa esperienza, lui ci ha invitato a ritornare qui in Sicilia per prendere cura della parrocchia Sant'Agata. E così nell'anno di 2011 abbiamo cominciato allora questo cammino a Caltanissetta nella parrocchia Sant'Agata. Padre Luigi, come si chiamano i tre novizi e qual è il loro percorso prima di arrivare al sacerdozio? Allora, i tre novizi che sono qui a Mussomelli, in questa comunità, si chiamano Fra Pedro, Fra Ramon e Fra Daniel. Né? E loro hanno già fatto qualche anno di esperienza nella comunità e adesso si trovano in quest'anno particolare del noviziato. Per arrivare al noviziato bisogna di avere almeno di 3 a 4 anni di essere già introdotti nella comunità come postulanti dei servi della misericordia. E noi anche iniziamo in questi primi anni il corso di filosofia, gli studi filosofici. Poi si fa quest'anno di noviziato, che è l'anno veramente di approfondire la vita religiosa, allora la storia della vita religiosa, il carisma, e vedere se realmente loro vogliono rimanere nell'ordine oppure no. Va bene? Se loro vogliono rimanere, loro devono fare i voti, che è alla fine del noviziato, e diventano veramente frati della copiosa redenzione, servi della misericordia della copiosa redenzione. E poi riprendono di nuovo gli studi teologici fino all'ordinazione sacerdotale. Allora, dopo il noviziato ci vorrà altri 5 anni più o meno per arrivare all'ordinazione sacerdotale. Padre Luigi, la comunità francescana come l'ha accolta e che idea si è fatta delle realtà ecclesiali annesse alla Chiesa di San Francesco? Allora, a differenza della comunità di Sant'Agata, dove noi abbiamo trovato una chiesa così praticamente vuota, con alcune difficoltà pastorali, una comunità piccola, va bene? Qui a San Francesco noi abbiamo trovato una comunità molto fervorosa, fervorosa nella fede, una comunità credente, una comunità con molti membri, così una chiesa piena. Ogni sabato e domenica principalmente la chiesa si riempie, un popolo amante profondamente di San Francesco e amante della Madonna, dell'Immacolata più che altro, ma anche della Madonna dei miracoli. Questo mi ha fatto capire, va bene, una comunità veramente matura nella fede, una comunità semplice ma molto impegnata nella fede, nella preghiera. Io penso che i frati francescani e la loro presenza qui a Mussomelli hanno portato molto frutto, loro hanno fatto veramente un ottimo lavoro. La loro presenza è stata veramente una presenza di santità, di fede, di accoglienza, una presenza anche semplice di povertà. Vedo che le persone sono molto impegnate qui a aiutare i frati, a portare, a venire incontro alle loro necessità. Então, penso che i francescani hanno lavorato molto bene in tutti questi anni, hanno lasciato una comunità pronta, matura nella fede, una comunità che
voglia anche crescere, crescere sempre di più. Allora noi, trovando questa comunità così organizzata, vogliamo anche servire questa comunità in questo senso, fare crescere ancora sempre più questa comunità nella fede, nella parola di Dio, nell'esperienza propria della fraternità in questo senso. Mentre noi ci avviamo alla conclusione di questa intervista con padre Luis, che da 2 mesi ecco, è arrivato nella terra di Manfredi, qui a Mussomeli. Ecco, una domanda gliela voglio fare, una domanda che io ritengo importante. La comunità religiosa, la sua comunità religiosa dei Servi della Misericordia, composta da lei e dai 3 novizi, dove trova il proprio sostentamento? La gente mussomolese è sensibile a tale riguardo. Cosa si sente di dire? Allora, intanto il nostro sostentamento così ufficiale è un stipendio che arriva a me. Va bene, per la mia missione qui a Mussumeli come rettore di questa chiesa. Questo sostentamento viene dalla CEI, va bene, come io sono sacerdote, allora arriva ogni mese questo sostentamento di quasi, posso dire anche il valore perché per noi non esiste niente di nascosto, così è di quasi 1.000 euro al mese che viene questo sostentamento. Questo sostentamento, una parte di questo stipendio va a pagare una macchina che noi stiamo pagando perché noi siamo qui a Mussomelio in questo momento senza macchina. C'è una famiglia che con molta carità ha messo a disposizione la sua macchina e siamo con questa macchina prestata fino a quando arriverà la nostra macchina che useremo qui. Però la comunità di Mussomeli è molto caritatevole, molto ospitale. Certo, qui il convento è grande, noi frati veramente non abbiamo tante spese, noi siamo abituati anche in Brasile a vivere con molto poco, abbiamo una vita molto semplice e abbiamo pochissime necessità, va bene? Però le necessità della chiesa più che altre, del convento che sono tante, perché il convento è grande, la chiesa è grande. Però fino adesso, dall'inizio, da quando siamo arrivati qui fino a questo giorno, il Signore ha provveduto ottimamente a tutte le spese, a pagare tutte le bollette, a pagare tutta la spesa del convento, della chiesa. Le persone di Mussomelio veramente sono molto ospitali e molto generose. Ogni giorno arrivano cose da mangiare, anche arrivano donazioni, loro portano le piccole donazioni, che piccolo è così, un pochettino di uno, un pochettino dell'altro, un pochettino dell'altro, poi si fa il tot per pagare poi acqua, luce, tutto quello che abbiamo bisogno di pagare. Il vescovo in questo modo è anche stato molto attento al nostro arrivo qui a Mussomeli e si è messo a disposizione dicendo sì, magari un mese, un altro mese noi non riusciamo a pagare tutte le spese, possiamo anche contattarlo per sistemare un po' la situazione. Però fino adesso noi siamo riusciti a portare avanti. Io penso che sarà sempre più così, perché la comunità di Mussomeli è veramente molto, molto, molto generosa e molto preoccupata, molto attenta alla nostra presenza, alla nostra realtà qui
qui alle nostre necessità qui nel convento. Siamo al termine di questa intervista. Padre Luis vuole mandare un saluto a Padre Antonio e a Padre Luigi, che hanno lasciato Mussomeli per dare posto alla vostra comunità. Allora, sì, voglio lasciare veramente un grande saluto a Padre Antonio e a Padre Luigi, che sono stati gli ultimi qui nel convento. Io ho visto la sofferenza di voi due, non parlando adesso direttamente a loro, né a Padre Luigi, a Padre Antonio. Ho visto la vostra sofferenza di lasciare questo paese, di lasciare questo convento, di lasciare questa comunità, e dico che noi siamo qui anche per voi, va bene? Serviamo questo popolo anche a nome vostro, certo, in primo luogo a nome di Dio, in nome anche del nostro Vescovo, di questa Chiesa diocesana, ma anche a nome vostro, di voi e di tutta la vostra comunità francescana. Ciò che voi avete seminato qui, voi due, ma anche tutti i frati nella storia che sono venuti prima di voi, sono stati veramente segni profondi di santità, che rimangono ancora nel vissuto più profondo della comunità di Mussomeli. E noi stiamo cercando di dare continuità a questa missione che il Signore ha affidato prima a voi e che voi siete stati veramente fantastici, veramente molto impegnati in questa missione. Il Signore sicuramente vi benedirà per tutto il bene che voi avete fatto a Mussomeli, benedirà la vostra comunità francescana sempre più con benedizioni. È questo che noi preghiamo anche in questo tempo, e veramente così, con un sentimento personale nel mio cuore, io spero che la comunità vostra dei frati conventuali possano avere nel futuro molte sante vocazioni, che possano aprirsi di nuovo una primavera nuova di vocazioni alla vostra comunità, e che un giorno voi possiate anche ritornare a Mussomeli a dare continuità a questa missione che voi stessi avete fondato con tanto amore, con tanta disponibilità e con tanta santità. Che Dio vi benedica sempre. Grazie Padre Luis, e l'augurio di un buon apostolato qui a Mussomeli. Grazie, grazie.